Ciao Giorgio, sì. Siamo ancora qui come sempre. Buongiorno. Sul canale OO, anziché canale 5, noi ci chiamiamo canale OO. Magari questa qui la possiamo far entrare alla televisione. Sai perché? Perché c'è un nostro amico, adesso mi sembra Marti Brigada si chiama, tra cui lo ringrazio per avermi fornito alcune notizie in merito a certe cose, che mi ha anche detto che possiamo fare uno streaming, no? Con il nostro canale, che ci possa addirittura vedere in diretta. E adesso quando viene Giuseppe già parlato, sì, lo so. Appunto sarebbe bello che ci vedessi, sì, in diretta. Vabbè, comunque ci sono alcune notizie che voglio dare. Allora, vedo, sì, sono è un'enormità di potenzialità che ha questo OVO, sì, sì, e sì. Ne approfitto per consigliare agli amici di scaricarselo, perché sì, può servire, sì, anche per comunicazioni, sì, personalissime, sì, sì. Non costa niente, è importante. Questo è quanto. Una cosa importante, io vorrei introdurre due notizie, che è importante. Allora, per la prima volta, penso di non sbagliarmi, semmai qualcuno me lo potrà dire, per la prima volta succede che il presidente della Russia, l'attuale Vladimir Putin, ha scritto su New York Times una lettera diretta proprio e direttamente al popolo americano. E il fatto che New York Times l'ha pubblicata anche qui vuol dire che c'è qualcosa che si sta muovendo in un altro senso. E poi c'è il fatto, certamente, che la Russia ha garantito per la Siria, per la consegna di, o meglio, per il controllo sotto un ente internazionale dell'arsenale chimico dell'esercito siriano. Però a questo punto io direi, a casa mia le armi che uso sono cacci miei. Certamente se le uso in maniera illegale le armi di distruzione di massa, allora ma cosa significa illegale? Allora, no, un momento. Il problema è che, scusa, andassero a casa loro gli americani a rompere le scatole. Ci stavo arrivando. A casa mia, tutti i diritti di difendermi con tutti i mezzi possibili immaginabili. E infatti ci stavo arrivando, perché io a questo punto, se fosse stato lei, va benissimo, voi volete controllare il mio arsenale chimico, perfetto, lo controllate e vedete che io lo uso solo in casi estremi. Però perché non andate a controllare tutto quell'ambaradan di armi atomiche che ha Israele? E che finora non fa fare speciale a nessuno. Gli Stati Uniti da me. No, ma perché nel momento hanno gli Stati Uniti da me? Adesso leggeremo, sì, un articolo molto importante su questa rivista. Sì, adesso lo commentiamo subito. Ma secondo te chi sono i mandanti di queste sciocchezze? Chi sono? Quindi gli Stati Uniti e Israele. L'arsenale di Israele. E poi gli Stati Uniti e tutti gli in altri. In combutta. No, esatto, quindi in combutta, Israele e Stati Uniti in combutta. Ma sì, perché tanto comandano sempre loro, dai, è inutile che stiamo qua a raccontarci la rapa e la fava, insomma, dai, non diciamo sciocchezze qua. Appunto, e quindi dicevo, quindi va benissimo appunto questo, ma ci vorrebbe che tutti i paesi che hanno queste armi proibite, che per me sarebbero da proibire veramente, ma so che non accadrà mai, perché nessuna nazione si vorrà privare di un'arma del genere, parliamoci chiaro, però Allora, io voglio ricordare, e a te la parola. Io voglio ricordare che dopo lo sfracello provocato dall'uso dei gas tossici nel primo conflitto mondiale, esatto, una norma concordata subito dopo i trattati di Versailles metteva, sì, al bando queste armi. Sì. Tuttavia, cosa è successo? Voglio ricordarlo per i nostri amici. Cosa è successo? Che gli americani volevano utilizzare queste armi, sì, soprattutto l'iprite, sì, e avevano portato una nave carica di iprite e l'avevano parcheggiata nel porto di Taranto. No, Bari. A Bari. Sì, esattamente, il fatto che dici tu accade il 3 dicembre del 43. Esattamente. E io ho avuto la fortuna. Saputo questo. Sì, ho avuto la fortuna di parlare con un testimone oculare. Ho avuto fortuna, ho avuto la fortuna di parlare con un testimone oculare, un certo Alessandro, sì, De Simone,
che era lì presente, aveva 15 anni quel giorno che è successo quel fatto a Bari, che vide tutto il disastro che combinò quel bombardamento che fece i tedeschi, e meno male che lo fece, perché quelle bombe lì dovevano usarle al nord Italia, attenzione, anche in Germania. Esattamente. Quindi, meno male, esattamente. Quindi ringraziamo la buonanima del fu nipote di Richthofen, che condusse quella squadriglia di 100 aerei e passa tedeschi, che abilmente ebbero veramente, fece un colpo magistrale, e questo dimostra cosa si poteva fare anche prima. Vabbè, ormai siamo stare. Esattamente. Questo bombardamento provocò la distruzione e lo sconquasso generale con moltissimi morti. Sì. Lì era presente un medico americano, un medico militare, il sì, quale pensò bene di utilizzare queste sostanze chimiche per finire definitivamente le sofferenze dei malati di tumore, e di lì è nata la chemioterapia. Ah, interessante questa notizia. Certo. Molto interessante. La chemioterapia è nata lì, ecco perché l'industria è tanto interessata a salvaguardare la chemio, perché la chemio è una terapia che parte da quelle sostanze, presumibilmente si utilizzano ancora quelle sostanze che non sanno più dove smaltirle, e quindi le iniettano nel corpo dei condannati a morte, capito, che sono i malati di cancro. Capito bene la faccenda. È bene che le persone lo sappiano. L'idea della chemio è nata nella mente di un medico che ha curato quei poveri malati. Benissimo. Quelli poveracci intossicati dalla nube tossica. Questa è una notizia veramente fondamentale che ci dai, e per la storia della chemioterapia, esatto, questa cosa è molto bella. Si sa, cioè, molto bella, è una cosa importante. Da dove vengono le cose? Ecco perché l'industria, che è chimico bellica, è sempre interessata a salvaguardare in tutte le maniere la chemioterapia, perché deve smaltire ancora chissà quante tonnellate di sostanze tossiche, chissà dove le ha nascoste, capito? Immagino. Poi ovviamente ci sono stati innaffiamenti fatti in Vietnam, in Corea, in tutte quelle zone lì, e ricordiamoci anche che l'Iraq è stato un paese dove hanno utilizzato sperimentalmente l'uranio impoverito, ricordiamocelo sempre, l'utilizzazione dell'uranio impoverito in Iraq è stata fatta per usi sperimentali. Un'altra cosa, in Iraq hanno sperimentato sulla anche pelle degli iracheni. Esatto, ma hanno sperimentato anche un'altra arma segreta, dagli effetti assolutamente devastanti, disumani. Insomma, hanno sparato un laser contro un bus di passeggeri innocenti iracheni. Questo l'hanno ammesso anche una conferenza stampa, quel criminale di che era anche lì presente quando ci fu l'attacco al Pentagono, Rumsfeld, esattamente, che hanno esatto, il bus si è accartocciato. Cioè da grande, sì, è diventato, e le persone dentro si sono liquefatte. C'è una cosa pazzesca, certo. E c'è stata una conferenza stampa, certo, con gli americani, proprio Rumsfeld ha ammesso, seppur in maniera molto diplomatica, ha ammesso che esiste quest'arma, e l'hanno usata in Iraq, ma in Iraq, certo, hanno fatto, sì, altri esperimenti utilizzata, che noi non sappiamo, caro Giorgio. Ti dico che in Iraq utilizzata hanno fatto altri esperimenti che noi non sappiamo. La gente. Sì, certamente, è ovvio, le armi segrete sono segrete per definizione. Esattamente. Però sono tanto segrete che servono anche per alimentare una corrente di spioni, i quali lucrano spiando. Ricordiamoci che la bomba atomica che serviva agli americani per spaventare il mondo dopo aver distrutto la popolazione di due grandi città giapponesi, la bomba atomica, i segreti della bomba atomica fur trasportati in Russia, sì, da tante spie e tante, sì, persone che sia per interesse, sia per ideologia, sia per snobismo pure, hanno trasportato questi segreti in Russia. Esattamente. Quindi io direi le armi segrete
Le armi segrete per me non sono mai esistite, valgono tanto quanto una fionda. Esattamente. Valgono, però è chiaro che la loro capacità distruttiva è sempre maggiore, perché è una dinamica che è legata proprio all'evoluzione della società. Sì, ma ti do un'altra notizia, Giorgio, a proposito dell'Iraq. Addirittura in Iraq l'esercito americano ha avuto un ordine segreto molto specifico di uccidere una certa parte della popolazione irachena, perché molto evoluto, non so il motivo, c'è una storia che io ho seguito, questo fatto è vero. Ma è chiaro fatto che loro vogliono questo. E ne hanno ucciso parecchie migliaia di queste persone qui, perché secondo loro era di una, diciamo, di un'intelligenza superiore alla media. Certo, e hanno ucciso perché in effetti, no, ma in effetti parliamoci chiaro, Giorgio, diciamolo chiaro e tondo le cose. L'Iraq è stato voluto distrutto da Israele, perché Israele non vuole attorno a sé nessun paese progredito e benestante, perché hanno paura della concorrenza. Esattamente, esattamente. Ecco. Allora, quindi ci vorrebbe un'Norimberga, anzi non più Norimberga, andiamo a farlo a Gerusalemme il processo, come hanno fatto loro con i tedeschi. Ma è ovvio, lì che bisogna farlo. Ecco, facciamo lì a Gerusalemme un processo contro questi criminali che stanno guaiando il mondo di guerra tutto spiano. E stanno distruggendo interi paesi e civiltà. Lo facciamo nella spianata lo andiamo a fare. Sì, no, sai dove andiamo a farla? A Masada. Ah, ecco, a Masada, troppo bello, sì. Ecco, lì andiamo a fare il processo. Bello in alto, così stiamo... No, in alto e poi tutto il resto. No, perché onestamente bisogna finire qua. No, ma bisogna, cioè, Giorgio, adesso parliamoci chiaro. Abbiamo dei giornalisti pezzenti, miserabili, tappetini, puzzolenti, sporchi. Ci dicono delle puttanate, io ormai è da tempo che non leggo più i giornali. Mi fanno schifo, io ho certe cose... Ma guarda, lasciamo stare. E allora, è ora di parlare chiaro. Guarda, io per esempio ti dico l'ultimo caso emblematico. Quel Quirico, il giornalista della stampa, è presente, quello che hanno liberato in Iraq, no? In Siria. Allora, il medico francese, l'insegnante francese, Pierre Piccinin, che secondo me questo cognome dichiara origine veneta, no? Esattamente. Ha detto come sono una gran ormai, parte dei francesi. No, ha detto quello che ormai tutti sanno, tant'è vero che i russi hanno fornito le prove che... Certo. Quei brutti criminali lì hanno fatto quello che hanno fatto, cioè hanno usato le armi a gas, no? Esattamente. Ebbene, proprio queste ore il governo russo ha consegnato non solo all'ONU le prove, ma anche al governo americano, cioè li ha smerdati doppiamente, se non triplamente. Allora, questo medico, questo residente francese, fate una cosa, questo Quirico, se tu leggi che cosa ha scritto, cioè cosa ha dichiarato questo Quirico, di un'ipocrisia servile da sputargli in faccia, cioè uomini senza dignità sono diventati giornalisti di nostrani da grande stampa, inginocchiati ai poteri forti. Inginocchiati come dei miserabili pezzenti. Immagini la stampa, ti immagini. Ecco, no, proprio la stampa, dei poveri mignottari. Proprio di questa roba, dei poveri mignottari, cioè proprio poverini, piccoli, piccolissimi, in tutti i sensi, non sono degli uomini, basta. Peggio della merda. Sì, lo puoi dire, ad alta voce, anzi anch'io aggiungo molto peggio della merda. Ma infatti lo dico ad alta voce. Ma certamente, che può di loro? I fatti sono lì, sono noti a tutti, quindi c'è poco da dire questi qua, hanno poco da dire. Anzi, non hanno neanche un cazzo da querelare, perché se andiamo con la querela, allora a questo punto mettiamo la carta in tavola. Secondo me dovremmo chiedere tutti noi, non io solo io e te, ma tutti noi, miliardi e miliardi di euro di danni che a causa loro hanno fatto. Esattamente. Sia ben chiaro, Esattamente. Esattamente, bravissimo. Esattamente. Allora, per rientrare e rimanere sempre nella nostra tematica, ti farò vedere un libro. Eccolo là, Spy Chips. Allora, questo è un libro veramente interessante, perché non solo ovviamente parla di questi chips, no? Che vogliono mettere nei corpi di tutti quanti per spiarli, eccetera. Qui è veramente, è un libro di 345 pagine, quindi immagini le cose che sono state dette, che sono dette a riprova che quello che vogliono fare loro signori. Però c'è un capitoletto interessante che voglio far vedere. C'è questo personaggio. Sì.
è un personaggio, questo personaggio, sì. Sì. Questo personaggio che è andato a una esposizione internazionale in Cina e ha presentato questa sua pseudoarma che servirebbe per sparare da grande distanza i microchip nel corpo delle persone. Ovviamente era un'invenzione, perché lui l'aveva fatta apposta per vedere come si comportavano gli esponenti dei vari governi. Infatti lui è stato subito avvicinato, è inutile che leggo, perché questo qui è completamente campato per aria, insomma lui... Sì, sì, si vede, no, si vede come lui sta presentando questo. Ho visto. E sono andati subito tutti lì a chiedere come lo potevano comprare, come si poteva costruire. Questo, scusa, dimostrazione, Giorgio, che questo è... Giorgio, di sì. Qual è stato il primo paese che l'ha chiesto? Indovina un po'. Il primo paese che l'ha chiesto qual è? No, no, il primo paese è stato la Cina, perché l'esposizione era in Cina. Ah sì, allora, è stata la Cina. Ma questo è chiaro, ma dopo i cinesi chi è stato quello che è proprio... Non lo dice, possiamo immaginare. Appunto. Possiamo immaginare, e questa è la prima cosa che volevo far vedere. Benissimo. La seconda è questa, questa è una prestigiosa rivista che viene pubblicata in una facoltà di sociologia. Aspetta. Qui di Roma. Next, prossimo. Si chiama Next. Fede il sottotitolo, per favore, fa vedere ancora. Il sottotitolo è strumenti per l'innovazione. Ah, ok, strumenti per l'innovazione, ok. Va bene, letto, grazie. Ci scrivono notissimi professori di psicologia, di sociologia, altri professori universitari, tra cui una importantissima scrittrice storica e studiosa della contemporaneità che si chiama Rita Di Leo. Qui c'è un articolo di Rita Di Leo di cui voglio leggere alcune frasi perché è un articolo abbastanza interessante. Prego. È stato scritto nel 2003, quindi denuncia esattamente quali sono le intenzioni di queste persone. Certamente. Dopo l'11 settembre, l'America, che identificava il proprio interesse nazionale con quello universale e che si autointerpretava come portatrice di libertà e democrazia, lo ha sempre fatto, è finalmente venuta allo scoperto con l'imperialismo compassionevole. Attenzione, di Bush, gli USA esplicitano la volontà di imporre il proprio tornaconto come motore del mondo. Guarda bene questo gioco di parole. Bellissimo. Il proprio tornaconto come motore del mondo, cioè il mondo vuole progredire, dovete darci retta a noi e dovete farci crescere a noi. Esatto. La reazione positiva dell'ONU e la sprezzante reazione di Bush, è venuto il momento di stabilire se sono le Nazioni Unite o la Lega delle Nazioni, è ora di capire se sono una forza del bene e della pace oppure un'inutile società delle chiacchiere, Bush nei confronti dell'ONU. Il Consiglio di Sicurezza deve fare i conti con Saddam e non farsi prendere in giro, cioè il Consiglio di Sicurezza nel caso doveva fare i conti con un piccolissimo staterello dalle possibilità infime che non aveva nemmeno lo sbocco al mare e non nei confronti di una potenza egemone che vuole coartare e ha sempre voluto coartare tutti gli altri popoli del mondo. Esatto. Perché è mossa da un'ideologia messianica e messianistica che non può essere altro che dannosa per chiunque. Chiaro? Ecco, per andare all'origine di questo Giorgio, scusami, per andare all'origine di questa ideologia, scusa la parentesi, ma è doverosa, visto che è una cosa molto importante, sì. Consiglierei di leggere il libro, un libro che ha scritto Emilio Sarsi, che si trova sul sito www.vangeliestoria.eu. Ecco, lì si parla proprio dell'origine di questo messianesimo. È importante perché è dimostrato in questo libro, con documenti alla mano, che un certo tipo di messianesimo fatto da certi loro signori è stato quello che ha fatto crollare, o meglio, una causa principale che ha fatto crollare l'impero romano.
come dimostra, ripeto, Emilio Sazzi, nel libro che si trovate, l'unico libro che c'è su questo sito, adesso non ricordo il titolo, ma comunque è lì. Esattamente, ne sono perfettamente convinto. Prego. Altra piccola frase è sempre della professoressa Rita Di Leo. Il più rilevante è che gli Stati Uniti si sono immedesimati nel ruolo di unica grande potenza senza più equivoci ideologici. Il New Order di Bush Senior, il New Wilsonism di Clinton appaiono ormai giochi preliminari all'identificazione di sé come lo Stato-nazione senza pari nella storia. Gli echi sono nell'annoso dibattito tra intellettuali e politici sull'eccezionalismo del paese. E guarda, è interessantissimo. Molto interessante. Cioè un paese che sarebbe eccezionale perché è il paese che identifica il suo interesse con l'evoluzione storica dell'intera umanità. Manco sì. Fossero tutti quanti ebrei. Andiamo avanti. Dice... E intanto in contemporanea il Washington Post era uscito con un servizio dove i leader dell'opposizione irachena anticipavano che il rovesciamento di Saddam sarebbe una manna per le compagnie petrolifere americane da molto tempo bandite dall'Iraq. Lo sappiamo perfettamente, hanno fatto la guerra per quello. Appunto. E sarebbe la fine degli accordi tra Baghdad e la Russia, la Francia e altri paesi, tra cui l'Italia. Infatti. Siamo all'epoca, siamo nel 2002. 2003, e già ci facevamo la guerra già allora. E l'ex direttore della CIA, James Woolsey, lui sì, senza un filo di ipocrisia, metteva i puntini su di i paesi che possiedono diritto di veto all'ONU hanno già firmato contratti per il greggio iracheno. Li avevano già fatti i contratti. Ti credo. Quindi l'eliminazione di un paio di milioni di iracheni, che per loro è una quisquiglia, perché loro sono la razza eletta, no? Gli altri non contano un cazzo. No? Infatti. Servivano semplicemente per fare i loro affari sul petrolio. Infatti così è stato, bravo Giorgio. Hai detto una cosa, guarda, hai detto adesso una cosa proprio veritiera al massimo. Esattamente. Bisogna spiegare che se ci aiutano faremo del nostro meglio affinché il nuovo governo e le nostre compagnie petrolifere collaborino con loro, in caso contrario no. Allora io ti dico che loro sì, hanno massacrato la popolazione irachena, hanno ucciso un paio di milioni di persone, però oggi in Iraq c'è un finimondo, scoppiano ogni giorno delle automobili. Ma e mi sembra che questo non sia veramente una sviolinata per gli americani. Sì, infatti. Vai. Massacro non finire, ci sono in Iraq. Purtroppo un paese, sicuramente, guarda, mio cugino che ha lavorato lì all'inizio degli 80, mi disse che allora era un paese moderno, una città modernissimo. Veramente la ricchezza per poterlo essere. Sì, ma si era un paese laico, quindi a maggior ragione era modernizzato. Lavoravano tanti italiani, lavoro per tutti noi, guarda, è una cosa eccezionale, e invece guarda questi criminali cosa ha combinato. Esattamente. C'è un'altra cosa che dobbiamo dire: una contesa sulle risorse energetiche, sui mercati, sui flussi finanziari, dove non contano il bene e il male, i meriti e le colpe del passato. Da una parte c'è l'interesse nazionale della superpotenza e dall'altra le esigenze degli altri paesi, a cominciare dall'Unione Europea. In effetti è vero, l'Unione Europea era interessata a compartecipare alle imprese criminali degli Stati Uniti. Mi pare che questo articolo sia abbastanza indicativo. Molto. Di tante altre cose che si potrebbero dire e leggere, non le leggiamo perché è quello che a noi interessa in questo momento è arrivare all'articolo di Sergio Romano, però prima vogliamo leggere un paio di dichiarazioni di Robespierre, perché si parla tanto di Robespierre, ma non si dice mai qual era e quant'era acuto il suo pensiero. Benissimo. Allora, poi continueremo a fare riferimenti a quello che diceva Robespierre, perché è veramente importante. Pochissimi lo sanno. Si parla di Robespierre, si parla della rivoluzione francese, ma cosa diceva e cosa pensava quest'uomo lo sanno in poche persone. Allora,
cosa dice, ad esempio, Robespierre sull'ateismo, che è importante, perché l'ateismo lui fa vedere come è il contraltare della credulità bigotta, è funzionale alla credulità bigotta. Predicare l'ateismo non è altro che una maniera di assolvere la superstizione e di accusare la filosofia. E la guerra dichiarata contro la divinità non è altro che un diversivo in favore della monarchia. Mi sembra che sia un discorso di una chiarezza estrema. Certo. Clero, i religiosi sono sempre abbastanza utili al mondo quando non fanno che presentargli lo spettacolo della virtù e diffondere l'abbondanza intorno ai loro asili sacri. Sono preziosi anche allo Stato, non certo agli occhi del filosofastro frivolo, ma a quelli del politico illuminato. Guarda, è di una bellezza incredibile. Politico illuminato, che vede nel clero delle monarchie moderne un corpo intermedio, la cui esistenza è importante per la Costituzione e che non è possibile abbattere senza far vacillare i confini che separano la monarchia dal dispotismo. E qui io ci vedo, sai che cosa? È una delle ragioni fondamentali degli accordi, no? E del concordato tra lo Stato italiano e il Vaticano del 1929. Capito? E lo dovrebbero sapere queste persone che accusano il Duce di essersi messo a disposizione del Vaticano. Non è vero. Dietro c'è un pensiero che corrisponde a quello di Robespierre. La parentesi, vorrei segnalare a questo proposito un bellissimo libro scritto da Luigi Romersa sulla figura di Cesare De Vecchio Alcismon, che proprio in quel periodo fu ambasciatore presso il Vaticano, in cui le memorie di Cesare De Vecchio Alcismon dimostrano in maniera chiarissima che Mussolini non voleva assolutamente essere l'EKP del Vaticano, ma nemmeno praticare il cervello. Certamente. È chiusa parentesi. Top. Esattamente. Altra frase che vorrei leggere è questa: Dio della natura e Dio dei preti. Quanto è diverso il Dio della natura dal Dio dei preti. Egli non conosce nulla di così somigliante all'ateismo quanto le religioni che essi hanno costruito. A forza di sfigurare l'immagine dell'essere supremo, essi lo hanno annientato, per quanto potevano, e ne hanno fatto ora un globo di fuoco, ora un bue, ora un albero, ora un uomo, ora un re. I preti hanno creato Dio a loro immagine, l'hanno fatto diventare capriccioso, avido, crudele, implacabile. Queste le parole di Robespierre, capisci? Certo, che aveva tutto Robespierre. Lo hanno trattato come già i maggiordomi di palazzo trattarono i discendenti di Clodoveo, per regnare sotto il suo nome e mettersi al suo posto. Essi lo hanno relegato nel cielo come in un palazzo e non l'hanno chiamato sulla terra se non per chiedere a loro profitto. Il suo nome, decime, ricchezze, onori, piacere e potenza. Più chiaro di così non so cosa bisogna dire. Niente, ascoltare e pensare, imparare, basta. Che vuoi dire? Questo lo dovevano fare fuori. Questo lo dovevano fare fuori, capito? Appunto. Che vuoi fare? Grande pensatore Robespierre, Voltaire Robespierre, ti promette. La miseria. Ma grandissimi. Miseria. Ma per non parlare anche di Diderot. Anche di Diderot non era uno. Sì, indubbiamente. No, nessuno mette in dubbio la genialità di questa gente. No, assolutamente no. Io ho letto. Grandissimi, devo dire. Di Robespierre. Perché queste frasi di Robespierre non sono citate, non le cita nessuno, e quando si parla di Robespierre si sente di parlare di un visionario e di un sanguinario. Ci puoi leggere ancora il titolo del libro da cui è tratto queste belle frasi di Robespierre, per favore? Sì, il libro si chiama
Robespierre, Dizionario delle idee. Bellissimo. È stato fatto a cura di Marco Armandi, Editori Riuniti, del 1999. Grazie Giorgio, grazie per l'informazione che sono convinto che i nostri amici interesseranno. Concludiamo con una definizione su certi personaggi che si chiamano ebrei. Vi sono state dette sugli ebrei cose infinitamente esagerate e spesso contrarie alla storia. I difetti degli ebrei nascono dall'avvilimento in cui li avete posti. Vecchia scusante che conosciamo. Attento alla frase. Saranno buoni quando troveranno qualche vantaggio a esserlo. Eh sì, e la storia lo dimostra. Mi dispiace, c'è adesso un momento, Giorgio. Quando parliamo ma di popoli. Ma continuano a non essere buoni. Ma esatto, no, quando parliamo di popoli, dobbiamo stare attenti a non fare di tutto un'erba un fascio, come si dice. Io ho già detto, io ho avuto amici ebrei, ne ho ancora, ne ho tuttora. Però. Attento alla frase. Certo. Saranno buoni quando avranno interesse, capito? Infatti, ad esserlo. Ti sto dicendo. Ora, oggi, ecco. Infatti sto dicendo. Tutto sono fuorché buoni. Infatti sto dicendo, però, infatti volevo dire. Appunto. È chiaro, no? Certo. Allora, mi sembra di avere detto le cose più interessanti. No, hai detto delle cose bellissime stasera, Giorgio. Hai detto delle cose stupende. A meno che tu non abbia delle ultime notizie di geopolitica da darci. No, un attimo controllo in diretta il sito di Press TV, vediamo cosa dice. Ecco, io seleziono la pagina. Ecco, tu intanto finiamo il discorso brevemente su Sergio Romano. Sì. Vediamo un po'. Press TV, ti dico, vediamo un po', adesso si apre il sito e vediamo che succede appunto in Iran. Allora, la Russia dibatte l'iniziativa della Siria con gli Stati Uniti, cioè nel senso che gli fanno in guerra il rospo. Poi si ricorda, ricordano ancora la frode dell'11 settembre. Poi addirittura vogliono dare a Snowden, quello che in Russia, il premio Sakharov. Benissimo, bene. Ecco, qui c'è la notizia qua. Un'altra ancora. In Grecia aumenta in maniera elevata la disoccupazione, ma questo purtroppo anche in Italia, non solo in Grecia, anche se la Grecia è stata la prima a pagare chiaramente, ma purtroppo se avanti così non so chi si salva. Poi, questa è una bomba! La leggo come scritto. Allora, US militari, cioè militari americani, Syria Militant Head Sharing Gas, ha detto i militanti siriani avevano il gas sarin, quindi anche da fonti militari americane hanno ammesso. Esattamente. E quei maledetti porci bastardi hanno usato il gas. Esattamente. Basta così. Io gli farei tante supposte, no, da mettere a ciascuno. Una volta preso gli mettevo una suppostina. No. A base di queste sostanze, così li curiamo il tumore, capito? No, io farei diversamente, li punirei alla maniera degli antichi romani. Farei una fila da Damasco fino a Gerusalemme. Esattamente, bello. Quanto c'è da Damasco a Gerusalemme? Ma saranno 200-300 chilometri. No, è un 300 chilometri ci sono, credo, forse anche meno. Cioè, perché Damasco è abbastanza vicino al confine, insomma. Come sui 300 chilometri, guarda, sono lì circa 40.000, no? Ci sono circa 40.000 terroristi, ormai li buttano in Siria come mosche da uccidere. E allora li prendono tutti quanti e li appendono da Damasco fino a Gerusalemme. Come ti ho detto, chiedevo la distanza, tra Roma e Napoli, no? Esatto, posso dirti una cosa, tu sai perché l'impero romano è durato così tanto? Perché, come ha detto uno storico americano, se guardi il nome, ha detto una frase anche molto significativa, ha detto, vedi, fra i romani erano attentissimi, bastava che una pulce, in qualsiasi angolo dell'impero rompesse le balle, che loro la schiacciavano immediatamente.
In effetti l'esempio di Masada, certamente, l'esempio di Masada è emblematico per questo fatto. Cioè, molto esattamente, esattamente. Ma è questo, qui c'è una traslazione, perché l'impero statunitense vuole ripetere, no, quello che facevano i romani, con la piccola differenza che i romani portavano la civiltà e loro invece portano la inciviltà. No, un'altra cosa, i romani avevano le palle tutti i rami, questi qui invece sono solo il truffatore dei prepotenti, sì, e basta, che fanno violenza, verissimo, che fanno violenza con la moneta che è una carta straccia, imbrogliando mezzo mondo, anzi tutto il mondo, parliamoci chiaro. Esattamente. Paragonare questi qui, sono romani, è una bestemmia per i romani. Allora continuiamo in quella lettura che avevamo iniziato, mi pare che eravamo rimasti a questo livello. Sì. Qualche anno dopo toccò all'Unione Sovietica impegnarsi in una guerra che avrebbe messo in evidenza le sue debolezze e accelerato la sua crisi. Quando invase l'Afghanistan, puntellare il regime comunista di Kabul, sì, l'Armata Rossa credette che la spedizione sarebbe stata breve e rapidamente coronata dal successo. Invece no. Restò invece intrappolata in Afghanistan per quasi 10 anni, non riuscì mai a controllare il paese e dovette alla fine ritirarsi. Esattamente quello che è successo agli americani. Fu sconfitta da una coalizione di nemici in cui le tribù afghane erano soltanto la punta emergente. Dietro di loro vi erano, con armi e denaro, gli Stati Uniti, il Pakistan, la Cina, l'Iran, l'Arabia Saudita. Come dire che oggi l'impantanamento degli americani in Afghanistan si trova contro, nasce dal fatto che dietro alla resistenza afghana abbiamo il Pakistan, la Cina, l'Iran. Non abbiamo, sì, l'Arabia Saudita, ma abbiamo la Russia. Esatto. L'America vinse, ma dovette favorire la costituzione di un movimento islamico fanaticamente fondamentalista, da cui discesero il regime dei talebani e Al-Qaeda di Osama Bin Laden. Esatto. Non basta, negli anni seguenti i veterani islamici della guerra afghana andarono a ingrossare le file dei combattenti di altre guerre, sì, dall'Algeria alla Bosnia. Come adesso nella Siria, favola dell'apprendista stregone, gli Stati Uniti avevano contribuito alla nascita di un mostro che si sarebbe rivoltato contro il suo finanziatore. Esattamente. È bellissima come edificio. Certo. Qualcosa del genere accadde in Libano nel 1982. Il governo di Gerusalemme decise di invadere il paese vicino nella speranza di eliminare le basi dei guerriglieri palestinesi che facevano frequenti incursioni in territorio israeliano, ma riuscì soltanto ad attizzare contro se stesso il fuoco dei risentimenti musulmani, esatto, e a rafforzare la componente fondamentalista dei suoi avversari. Queste sono le conseguenze vere di posizioni avventate che gli americani portano avanti sempre con quella loro credenza di essere protetti da Dio, di essere figli della Madonna e quant'altro. L'intifada degli anni seguenti e l'importanza dei movimenti religiosi in Palestina furono il risultato imprevisto e inatteso della guerra israeliana in Libano. Sì. Anche la guerra del Golfo produsse risultati che avrebbero profondamente alterato negli anni seguenti gli equilibri della regione. Gli americani, qui dice, liberarono il Kuwait e sconfissero l'Iraq. Avevano di fronte a sé due strade. Potevano proseguire la guerra sino a Baghdad, defenestrare Saddam Hussein, quello che fecero dopo, ma questo è scritto prima, sì, imporre un nuovo regime, oppure concludere un trattato di pace con il nemico vinto e considerare l'Iraq come un utile pezzo del mosaico medio orientale. Non fecero né l'uno né l'altro, interruppero l'avanzata, e noi sappiamo che lo interruppero perché avevano paura
delle armi di distruzione di massa dell'Iraq, ma decisero di considerare il dittatore iracheno alla stregua di un sorvegliato speciale, di sottoporlo a rigorose sanzioni e di restare nella regione con una grande base militare. Gli effetti di questa politica sono sotto i nostri occhi. Saddam è ancora al potere, era ancora al potere. Le sanzioni hanno colpito le frange più deboli della popolazione e non hanno scalfito il potere del dittatore. La presenza militare americana in Arabia Saudita è percepita come un insulto a una terra sacra dell'Islam e ha contribuito al rafforzamento dei movimenti estremisti nel mondo musulmano. Ricordiamocelo. Sì. Perché l'alleanza tra i sauditi e gli Stati Uniti sono percepiti dalla massa del mondo islamico come un anatema, come una grande azione contro il loro Dio. È verissimo. La nuova crisi irachena è in buona parte il risultato del modo in cui fu affrontata la precedente. C'è una cosa. Quali saranno le conseguenze della guerra irachena? Dimmi. No, c'è una cosa, posso dire. Dimmi. Forse sauditi, se fossi nella casa reale saudita, mi comincerei a fare le valigie e a scappare via, perché quelli lì rischiano di fare una brutta fine. Esatto. E loro sono percepiti come fedifraghi. Traditori del mondo arabo, della causa araba. Prima o poi vedrai cosa gli succede. Sì. Quali saranno le conseguenze della guerra irachena? Non esistevano altri mezzi per impedire che l'Iraq costruisca armi di sterminio? Potrà la sconfitta dell'Iraq facilitare la guerra contro il terrorismo? O non avrà piuttosto l'effetto di inasprire i sentimenti anti-americani di una parte del mondo islamico? Uh-huh. Insomma, è la guerra in questo caso un'esigenza a cui non era possibile sottrarsi? Ecco le domande che un non pacifista, che lui si definisce non pacifista, si è posto nella lunga vigilia di guerra. Non cercherò di rispondere, ma termino con un'osservazione di carattere generale che concerne noi europei. È importantissimo anche questa conclusione del noto storico e diplomatico Sergio Romano. Benissimo, molto bene. La guerra nelle relazioni internazionali è sempre dietro l'angolo, minacciosa e incombente. Contro il ricorso alla guerra non esistono ricette sicure e formule infallibili. Noi diciamo sempre si vis pacem para bellum. Sì. Vi è tuttavia una vecchia regola a cui i pacifisti purtroppo prestano scarsa attenzione. La guerra è tanto più possibile quanto più la situazione internazionale è caratterizzata dall'esistenza di una sola potenza che affronta le grandi questioni secondo i propri criteri e interessi, come abbiamo detto noi. L'unico equilibrio è l'equilibrio del terrore. Sì. Se no quelli fanno quello che vogliono. L'abbiamo detto anche prima nell'articolo della professoressa Di Leo. Occorre che questa potenza trovi lungo la sua strada un'altra potenza capace di consigliarla, dissuaderla e, se necessario, dirle risolutamente di no. Quello che sta facendo la Russia oggi. Sì, infatti la sta facendo e, guarda caso, è apparsa una lettera su New York Times di oggi di Putin, diretta non alla guerra americana, al popolo americano. Esattamente. Cosa importantissima questa, anche perché i russi sanno benissimo. È uno scavalco. Lo dico. I russi sanno benissimo che, anzi, non solo i russi, ma tutti noi sappiamo benissimo, per chi si vuole informare, che la stragrande maggioranza del popolo americano è contro questa politica criminale che stanno facendo gli americani con alle spalle Israele. Esattamente. Questo va detto, chiaro? Ecco. Esattamente. Esattamente. E questo articolo di Putin mi ricorda i tanti articoli che scriveva Mussolini sui giornali americani. Uh-huh. Articoli che poi sono finiti nel vuoto perché ovviamente durante la guerra in America hanno fatto una campagna terrificante di odio e di praticamente di mistificazione nei confronti di Mussolini, che ha coperto tutti gli articoli che lui scriveva. Sappi che a Hollywood hanno prodotto in quei anni di guerra oltre 300 film contro i giapponesi, italiani e tedeschi. Oltre 300 film, ma che a guardarli oggi è la vera sono una scemenza spaventosa.
Eppure allora fecero colpo sui fessi americani. E sono quelli che si sono riversati, io me li ricordo benissimo, sulle nostre teste dal 45 in poi. Gli unici film che potevo vedere, perché alternativamente, e per fortuna, c'erano anche quelli di Stanley Olio. Allora, occorre che questa... questo ruolo in Medio Oriente dovrebbe essere svolto dall'Europa. Vedi come dice Sergio Romano? Sì. È l'Europa che deve frenare, che deve frenare l'America. Ma infatti, ieri cosa ho detto io? Ma l'Europa politica non esiste, attenzione, ma l'Europa politica non esiste, no. Non esisteva 10 anni fa, non, quando scriveva questo articolo, sì. Non esiste oggi. No, sì, oggi, certo. Abbiamo un mercato unico, una moneta unica, una frontiera unica, ma abbiamo nelle grandi questioni della potenza internazionale tante voci quanto sono i membri dell'Unione. Purtroppo. Verissimo. È verissimo. E in effetti la presenza del... Stavo dicendoci ieri, ho detto appunto questo fatto. La percezione dell'unità tu ce l'hai nella politica estera. Ecco, bravissimo. Che è un bello. Uomo che è esperto. Se non esiste la politica estera unitaria, non esiste percezione da parte degli altri dell'unità. Esattamente, ti dico una cosa, per fare un po' di ricordo, un po' di ricordino, diciamo memoria, va. Nel 34 un certo Mussolini nel Battaglia 4 voleva proprio fare questo. Poi sappiamo chi lo mandò a puttane. Oggi, se sì. L'Europa vuole ritrovare veramente una via, o segue cioè quello che Mussolini lo fa nel 34, oppure segue l'esempio attuale ungherese, altrimenti non ci si salva più. È chiaro? Esattamente. Viva l'Ungheria! Certo, viva l'Ungheria! Ciò che è accaduto e accade in Medio Oriente dimostra che il mondo ha bisogno dell'Europa e che l'Europa ha bisogno di una politica. Sì. Non basterà a garantire la pace, ma servirà forse a rendere la guerra meno probabile. Benissimo. Mi pare che sia un articolo eccezionale. Eccezionalissimo, caro Giorgio. Niente, allora dobbiamo chiudere qui. Purtroppo dovermi chiamare. Hai fatto una puntata meravigliosa, una delle più belle che io abbia, con cui io ti ho accompagnato, ma mi fa piacere di dirti una cosa bellissima e mi speriamo che piaccia a chi ci segue, il quale a chi ci segue io chiedo sempre veramente di, io ti ho mandato un'email appunto di Kevin 187 di darci un'occhiata per favore, perché ti ho fatto il copia e incolla e te l'ho mandato a te, che sono delle cose che penso che ti interesseranno molto, anzi lo so a te ma anche a me, però tu sei più, ti vedo, cioè per me sei quello che le puoi commentare meglio di tutti noi, almeno per quanto mi riguarda, e qui dacci un occhio più tardi e così facciamo contento anche sperando chi ci segue, di avere un minuto di tempo per farlo. Sì, ma certo, oggi, domani, comunque dagli un occhio, ricorda queste email, che tu lo guardi e poi vediamo. E vorrei salutare tutti quelli che ci ascoltano, vorrei salutare anche chi sta all'estero, Andrea Regazzoni della Spagna, che è vicino a Gibilterra, il quale spero che dica, esatto. Anzi dico a Regazzoni, se può dire agli amici spagnoli di guardarci e che magari anche loro fanno qualcosa di simile a noi, esattamente, che possono anche che loro gli spagnoli ci capiscono perfettamente, sì, che possono anche gli spagnoli fare qualcosa in merito a quel che facciamo noi adesso. Quindi ti saluto, un abbraccio e grazie per tutto quello che ci hai detto. A presto ciao Giorgio, a presto, ti saluto, ciao anche a te carissimo, ciao.